Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Oggi andiamo a preparare un piatto veramente delizioso, un piatto unico a base di spezzatino con i funghi porcini, patate e verdure. Uno dei miei piatti preferiti, in cui però bisogna avere un'accortezza, cioè quella di cucinare la carne in modo tale che i suoi sapori forti non vadano a prevalere sul gusto intenso ma allo stesso tempo delicato dei funghi porcini freschi che andremo a utilizzare oggi per questa ricetta. Quindi vi insegno, diciamo, il mio modo con cui evitare questo inconveniente. Gli ingredienti sono qui a fianco a me e iniziamo subito. Bene, presentiamo gli ingredienti. Qua abbiamo la parte vegetale, patate, cavolfiore che verranno cotti a parte. Per il soffritto invece dello spezzatino, porro e carota. Mi raccomando, utilizzate il porro, il mio consiglio è quello di evitare la cipolla, il porro è molto meglio. Qua abbiamo lo spezzatino, metà vitello, metà maiale, vi consiglio queste proporzioni. Qua abbiamo i funghi, i porcini che si stanno scongelando. Di fianco abbiamo dell'aglio con cui andremo a cucinare i porcini. In questo bicchiere abbiamo del cognac, ma del brandy va assolutamente bene. Utilizzate questi due superalcolici, evitate il vino bianco o rosso. Qua un bicchiere di latte, pepe bianco, pepe nero e noce moscata. Ho omesso per il momento l'olio e il sale grosso, che sono la base comunque di ogni preparazione. Quindi procediamo alla cottura. Iniziamo la preparazione. Qua nella pentola ho messo giusto un filo d'olio a ricoprire la superficie. Accendiamo la nostra cucina, in questo caso elettrica, a 6 va più che bene. Andiamo a inserire il trito di porro e carota, vedete? Abbastanza fino, ma non deve essere troppo fino. Lo andiamo a inserire subito, tanto lo dobbiamo far stufare, questo tipo di soffritto, non lo dobbiamo veramente far sfrigolare, soffriggere nel senso vero e proprio della parola. Appena inizierà a sfrigolare, andiamo a bagnare con un po' d'acqua e andiamo a inserire una manciata di sale. Ecco, vedete, in questo momento sta iniziando a sfrigolare. Lasciamo giusto insaporire un attimo e andiamo a coprire con un pochettino d'acqua. A questo punto, presa di sale grosso, e lasciamo stufare. Bene, l'acqua è praticamente evaporata, andiamo a inserire il nostro spezzatino. Lo facciamo amalgamare con il trito. Tiriamo un attimo sulla temperatura in modo da farlo sigillare e nel frattempo mettiamo anche il coperchio. Bene, lo spezzatino ormai si è sigillato. Cosa facciamo? Andiamo ad aggiungere il restante bicchiere d'acqua. Abbassiamo la fiamma, quindi fiamma bassa, chiudiamo il coperchio e lasciamo cuocere per almeno un'oretta. Bene, l'acqua è quasi del tutto evaporata, vedete? Adesso andiamo a inserire latte, poi cognac e poi le spezie. Qua ho noce moscata, pepe nero, pepe bianco, opzionale un chiodo di garofano. Quindi andiamo a versare il latte. Subito dopo il cognac o brandy. Quindi praticamente andiamo ad aromatizzare il latte, non facciamo nessun tipo di flambé. E infine le spezie. Bene, lasciamo cuocere per un'altra oretta.
e poi vediamo il da farsi. Un piccolo accorgimento: meglio continuare la cottura adesso con il coperchio semiaperto, in modo tale che la parte alcolica possa evaporare senza però disperdere troppo il vapore. Bene, come vedete ho preparato una trifola di funghi. Ragazzi, siamo su un canale di funghi, quindi la trifola che fate voi è quella giusta. L'unica accortezza che vi posso dare è eventualmente rimuovere gli aromi, quelli un po' più forti, quindi l'aglio lo tolgo. Vediamo che qui lo spezzatino sta continuando a cuocere, andiamo a rimuovere anche il nostro chiodo di garofano e andiamo a testare la cottura. Ora vedete che riesco ad infilzarlo con una bacchetta, quindi va benissimo, è cotto. A questo punto, ragazzi, il passaggio è fondamentale. Cosa facciamo? Con l'utilizzo di un ragno andiamo letteralmente a trasferire, a scolare lo spezzatino all'interno dei nostri funghi, che adesso stanno riprendendo temperatura. Allora, ragazzi, è importante scolare lo spezzatino, ok? Se poi rimane un pochettino di carote, un pochettino di latte, non è un problema, ma fondamentalmente perché facciamo questa operazione? Perché i sapori forti della carne restano qui, in questo sugo. Quindi alcuni potrebbero dire, quindi la carne non sa più di niente? No, il sapore della carne è ancora intenso, semplicemente è un sapore intenso ma più delicato, che non andrà quindi a rovinare il gusto dei nostri porcini. Quindi continuiamo a scolare il nostro spezzatino e a inserirlo. Non dobbiamo avere fretta, tanto sono cotture molto lente, anche se ci prendiamo il nostro tempo va benissimo. Ed ecco fatto. Ecco, più carote riuscite a tenere dentro questa salsina meglio è, ma comunque un pochettino se vanno dentro va benissimo. Eventualmente se ce n'è un eccesso potete andare a rimuoverlo, ma è un eccesso di zelo comunque. Allora, adesso ragazzi, questa salsina la lasciamo qua e andiamo a girare, ad amalgamare il nostro spezzatino con i funghi e lasciamo ultimare la cottura a fuoco molto basso per altri 20 minuti, non di più, con il coperchio. Ragazzi, nel frattempo vedete che qua è avanzata tutta questa salsa con la carota, il porro, il latte e parte dell'olio e comunque i sapori della carne. Questa salsa è un peccato buttarla, anzi costituirà proprio la base per il nostro piatto unico. Quindi adesso andiamo a frullare questa salsa. Andiamo a frullare questa salsa fin tanto che è molto liquida. Vedete che è molto liquida? Ecco, quello che osserviamo è che una volta che questa schiumetta scomparirà, vedremo che la salsa ha perso quei grumi di latte, quella parte proteica del latte che si era separata dal siero. Adesso è molto più omogenea e facciamo ridurre questa salsa fino a una consistenza, una densità, diciamo, desiderata. Non vi consiglio comunque di addensarla troppo. Ok, osserviamo che la salsa si è praticamente ridotta. A questo punto abbassiamo la potenza o la fiamma, copriamo con un coperchio a metà e diamo potenza invece a questa pentola.
in cui ho messo semplicemente dell'acqua. Perché? Perché porteremo quest'acqua a bollore, la saleremo alla stessa quantità dell'acqua della pasta, anche un pochettino di più, un 10-20% in più, e andremo a bollire il cavolfiore e le patate. Mi raccomando, fidatevi che la bollitura in questo caso è meglio della cottura a vapore. Provate e vedrete che i cavolfiori vi vengono dolcissimi e le patate vi vengono molto saporite. Mentre i nostri porcini e lo spezzatino continuano ad amalgamarsi e finiscono la loro cottura, l'acqua sta bollendo e quindi andiamo ad aggiungere una buona quantità di sale. Importante salare prima, prima. Poi andiamo a inserire i nostri cavolfiori. Prima la parte più grande, quella più piccola la metto con un po' di ritardo. Ok, passati anche un po' più di 5 minuti in realtà, anche 8, addirittura forse una decina, andiamo a scolare i nostri broccoli. Mi sono preparato dell'acqua fredda in modo da bloccare immediatamente la cottura. Questo è un passaggio che io vi consiglio di fare, potete farlo anche sotto l'acqua corrente se vi è più comodo. A me di solito è più comodo, ma per oggi mi sono predisposto così. A questo punto non buttiamo l'acqua, aggiungiamo un altro po' di sale e andiamo a terminare la cottura con le patate. Ecco qua, acqua sempre bella bollente. Stesso procedimento per le patate, una volta ultimata la cottura, le scoliamo e facciamo terminare in acqua fredda in modo da bloccare la cottura. Fine, si passa all'impiattamento, ne stavo scordando una. Si passa all'impiattamento. Eccoci pronti perciò per l'impiattamento. Per prima cosa andiamo a disporre un po' di patate. Ricordo che questo è un piatto unico e andiamo quindi a versare un po' della nostra salsa sulle patate in questo modo, molto semplicemente. Ora, i miei impiattamenti sono molto rustici, non state qua a formalizzarvi, per piacere, se la sapete fare meglio, fatelo meglio. Ecco qua, andiamo a inserire poi un po' dei nostri cavolfiori, che secondo me vanno bene così. Se li avete cotti, come vi ho detto, sono già saporiti di loro, sono già belli dolci di loro, non c'è da fare altre cose, a mio avviso. Tra l'altro, questa è una parte abbastanza saporita, la verdura lasciata così da sola spezza un po', pulisce un po' la bocca rispetto al sapore bello intenso. E ovviamente adesso andiamo a inserire il nostro in realtà vero protagonista, cioè lo spezzatino con dei bei funghi porcini. Ecco, quello che vi ho detto è che, e lo ribadisco, questo tipo di preparazione funziona molto bene con i funghi freschi. Con i funghi secchi funziona, ma ci sono altre vie, anche un po' più brevi, che sono altrettanto valide. Ecco quindi l'impiattamento, e questo è un piatto completo: proteine della carne, carboidrati della patata e parte vegetale. Ok, siamo quindi arrivati al momento dell'assaggio. Andiamo sulla parte, diciamo, più importante: funghetto, carne.
È una bontà. Buonissimo. Perché si sente molto il fungo e si sente anche molto la carne. Perfetto. Il resto di accompagnamento, super piatto, se volete provare e avete un po' di tempo, provatelo, che verrà benissimo. Ciao!